Ciao, sono Alfio Bardolla e oggi siamo qua a casa mia in centro a Milano in una favolosa villa con un parco privato. Ora, perché ti dico tutto questo? Non per fare lo sbrodolone, ma semplicemente perché questa cosa è il risultato di qualcosa che è successa ormai tanti anni fa. Avevo 14 anni, lavoravo alla Banca Popolare di Sondrio d'estate, facevo lo stage, quindi la Banca Popolare di Sondrio tutte le estati chiamava i ragazzini della ragioneria, e quando andai a fare questo stage il direttore della Popolare di Sondrio si rese conto che io ero bravino coi computer. Io a casa avevo un VIC 20 con una stampante ad aghi, non so se ve la ricordate, chi alla mia età si ricorda ancora il rumore degli aghi che passano sulla carta. E mi ricordo la mia prima operazione di borsa. Comprai dei warrant delle Sottrici Binda. Perché comprai questi warrant? Non sapevo neanche cosa fossero. Però, guardando il Sole 24 Ore, era la cosa che costava in assoluto di meno. E quindi, non so perché, io e i miei due compagni di banco eravamo convinti che questa cosa che costava poco ne potevamo avere tantissime. E quindi comprammo, probabilmente milioni di questi warrant delle Sottrici Binda, e poi successe che ci fu una idea di un'operazione straordinaria su questo titolo, Sottrici Binda, e i nostri warrant incominciarono a crescere a dismisura. Quindi da lì a poco mi trovai un gruzzoletto importantissimo per quello di che era un ragazzino di 15-16 anni che mi aveva investito il direttore di banca, perché io in quegli anni non è che potevi aprire il conto corrente quando non avevi ancora 18 anni. Mi trovai questo gruzzoletto e io decisi di vendere. I miei due compagni invece decisero di tenere. Sapete che in borsa c'è un detto: vendi e pentiti. E quindi vendetti queste cose, poi nei giorni successivi i warrant salirono ancora e poi andarono a zero. I miei due amici persero tutti i soldi che avevano messo. Stavamo parlando di pochi spiccioli che mettevano i ragazzini, però quando sei ragazzino anche i pochi soldi fanno la differenza. E quindi la prima cosa che imparai è che la borsa ha una metodologia e ha delle tecniche, e se segui questa metodologia, segui queste tecniche, arrivi a dei risultati. E quindi incominciai ad appassionarmi, e gli anni andarono avanti, la tecnologia cambiò, andai negli Stati Uniti, finché mi appassionai di una serie di metodologie di trading. Dal trading delle azioni normali, passai ai trading delle opzioni, che è ancora oggi la mia grande passione, e poi andai a approfittare, andai a capire tutte le altre metodologie, il Forex, le commodities, e addirittura feci gli esami serie 6, serie 7 negli Stati Uniti. Se andate a verificare che cos'è, è come se, diciamo, essere una specie di agente di cambio. Presi quello che viene chiamato la Commodities Trade Advisory, quindi ero iscritto alla Security Exchange Commission americana, come avete visto magari film, Wall Street e cose di questo genere. Avevo accesso al mercato di Chicago per le commodities. E quindi intrapresi questa attività perché mi piaceva un casino, è una figata. Nel 2012 vinsi il campionato del mondo di trading automatico, commodities, intraday. Quindi se andate in giro su internet magari ancora trovate dei pezzi di giornale che ne parlano. Quindi la mia carriera da trader parte da lontanissimo, che vuol dire che ho perso milioni e milioni di euro e ho guadagnato milioni e milioni di euro in questi anni. Addirittura passai la New Economy. La New Economy fu una roba super divertente perché 95, 96, 97, 98, 99 si facevano i soldi come se non ci fosse un domani, e anche poi nel crollo della New Economy si facevano i soldi super facilmente. La stessa cosa ci è successa poi con le criptovalute recentemente. Quindi il grosso movimento o all'insù o all'ingiù, per chi è capace, per chi conosce come funziona il trading, permette delle straordinarie opportunità di guadagno. Qualche anno fa un ragazzo arrivò in ufficio da me, eravamo già una piccola società che faceva corsi sul trading, e mi propose, mi fece vedere il suo sistema di trading, e lui utilizzava una cosa molto curiosa. Usava le commodities. Le commodities sono l'oro, il petrolio, il gas naturale, il legname, il porcellino. Se avete visto una poltrona per due, succo d'arancia congelato, tutte queste cosine qua, che sono materie prime o beni fungibili di primo consumo.
e mi fece vedere come lui stava guadagnando in modo sistematico utilizzando una cosa che si chiamava stagionalità. Cioè, lui andava da una società che faceva report e questi report dimostravano che per qualche motivo il petrolio iniziava a crescere in quella data e smetteva di crescere in quell'altra data. E questa cosa negli ultimi 15 anni aveva sempre dato profitto. Poi mi fece vedere con la soia, mi fece vedere con il grano, mi fece vedere con l'oro. E quindi per qualche motivo, che onestamente non mi interessa neanche, succede che ci sono queste stagionalità, quindi ci sono queste società di ricerche che fanno queste ricerche e dicono: guarda che da questa data a questa data c'è una grandissima probabilità che negli ultimi 15 anni questa cosa ha sempre portato profitto. Quindi sfruttando proprio questa conoscenza strana del mercato abbiamo creato un modellino che funziona in maniera favolosa per chi decide di fare trading. Il trading è una di quelle cose come il golf che se ti appassioni ti durerà per sempre e ti potrà permettere di guadagnare esattamente da dove sono io, da casa. Questo l'ho visto fare a un sacco di persone, l'ho visto fare a un sacco di mamme che volevano rimanere a casa e crescere i loro figli. Quindi sappiate che il trading è una cosa che si può fare ovunque nel mondo, basta avere un computer. È una materia super affascinante, però è una materia da professionisti. Non potete pensare di giocare con il trading. Ogni tanto la gente mi scrive su Instagram o su Facebook e mi dice: ah, c'ho 500 euro, dove le metto? Posso comprare Amazon? Il mio primo consiglio è: comprate della formazione, cioè fate in modo di mettere a frutto la vostra testa per capire come funziona questo mercato. Dopodiché incominciate con un piccolo, quello che in gergo tecnico viene chiamato paper trading, cioè incominciamo a vedere se le cose che ho imparato funzionano sulla carta. E chiaramente se ve le raccontiamo è perché sono anni che le utilizziamo e abbiamo migliaia di studenti soddisfatti. Ma perché ve le spiego? Perché se guadagno i soldi, perché non sto zitto e passo solo il tempo a farlo? Perché questa cosa non aggiunge né toglie denaro a me. Quindi il fatto che siamo in più a fare esattamente la stessa cosa con le stesse metodologie accelera la bontà di quello che insegno. Quindi il fatto che io lo insegni a 10 persone, a 1000 persone, non fa nient'altro che accelerare questo tipo di processo. Quindi è una materia affascinante, una materia da studiare, una materia seria, relativamente facile. Perché? Perché bisogna imparare come funzionano i grafici di borsa e poi bisogna imparare come leggere questi report che ci dicono: guarda che il 23 di marzo probabilmente fino a fine aprile la soia salirà o la soia scenderà. Negli ultimi 15 anni è sempre stato così. E quindi non è detto che il 16° anno sia esattamente così, ma se per 15 anni per qualche motivo questa cosa è successa, è molto probabile che succederà anche per il 16° anno. Vi vorrei raccontare una storiellina che mi ha abbastanza toccato. Un po' di tempo fa abbiamo preso un cane, siamo andati nel miglior posto, dicono, al mondo per prendere questa razza di cane, è un Labrador Retriever ed era un piccolo batuffino, così che poi ho chiamato Warren, poi simpaticamente ci gioco, lo chiamo Warren Buffett, crescendo però purtroppo ha avuto un problema di displasia. Ora, io onestamente ho visto che zoppicava, l'abbiamo portato al veterinario e ci ha detto: guardate, è da operare. Il problema è, uno, il costo dell'operazione. Fortunatamente questo non è un problema per me, ma immagino per chi guadagna una cifra normale, il costo dell'operazione era piuttosto elevato. Oltre al fatto che qualche veterinario diceva che bisognava operare tutte e due le zampe insieme, qualcuno solo una, poi l'altra aspettare, via dicendo. Sta di fatto che tra lastre, operazioni, cose e via dicendo, alla fine ci è costato più di 4.500 euro. Ora, tanto o poco, grazie al trading, fortunatamente questa cifra non era un problema, non ho neanche dovuto pensare un secondo, oddio lo faccio o non lo faccio, però la cosa che mi ha fatto strana è proprio la richiesta del dottore. Il dottore fa: allora cosa facciamo? Operiamo, deve pensarci, vuole rateizzare, come se la normalità dei suoi clienti fossero persone che purtroppo avevano problemi di denaro. E questo mi ha fatto pensare a quanta fortuna
ho avuto nella mia vita a 14 anni a trovare subito il trading, e vi assicuro che a un certo momento, quando nella mia vita c'è stata una parte molto difficile, l'unico modo per poter mangiare era guadagnare col trading. Fortunatamente era il periodo della new economy, quindi riuscì a vivere molto bene in quei periodi perché era tutto relativamente facile. Warren era qua in giro. Warren, vieni qua, eccolo qua. Vieni, vieni, vieni. Opla. Guarda un po', salutare. Cosa hai mangiato? Cosa ti sei mangiato? Cosa ti sei mangiato? Ecco, provate a pensare se poverino non potevo curarlo immediatamente. Avrebbe dovuto zappicare per tutta la vita e invece ha avuto la possibilità di avere le migliori cure. Ora, e questa cosa è successa anche abbastanza recentemente con un altro problema che abbiamo avuto su un'altra questione. L'importo era molto, ma molto, ma molto più consistente, e quindi il pensare di non avere la libertà finanziaria, di poter curare i miei cari, cioè io non potrei dormire la notte a pensare di non avere i soldi per curare qualcuno che amo. E quindi il trading è una fantastica opportunità anche per questo, perché ci permette di poterlo fare da casa, anche dal divano piuttosto che dal letto, e bisogna imparare. È una materia, una disciplina seria che richiede e che ha dei segreti. E adesso ve li racconto. Il primo segreto del trading è avere un mentore. Il mio mentore, chiaramente iniziale, è stato questa persona popolare di Sondrio, che mi ha raccontato che c'era questo mondo che io, chiaramente, ragazzo di 14 anni, non conoscevo. Il mio, diciamo, mentore più importante invece si chiama George Fontanils. George, che tra l'altro aveva rilasciato anche una prefazione al mio primo libro. George era un americano, mezzo americano, mezzo cubano, che incontrai per la prima volta a una fiera che si chiamava The Money Show. E in questa fiera lui raccontava come si potessero fare i soldi in modo diverso con le opzioni. E rimasi super affascinato, perché non capì bene il meccanismo, ma capì che quella roba per far soldi era una mega figata e c'erano un sacco di vantaggi. E quindi George fu, diciamo, il secondo mentore, quindi incominciai ad appassionarmi. Lui in qualche modo si affezionò a me perché ero l'unico italiano che attraversava l'oceano, andava a fare i suoi corsi, che all'inizio erano corsi piccoli, 15-20 persone, quindi creiamo una relazione abbastanza stretta. Lui aveva questa Lamborghini viola bruttissima e mi ricordo che da Fort Lauderdale a Miami sfrecciavamo come dei matti, e lui faceva trading dappertutto, riuscendo anche in ascensore. Mi ricordo una volta che proprio era lì, dicevo, cazzo, devo fare questa operazione, e lì sull'ascensore con il computer in mano fece un'operazione di trading. Poi piano piano la sua azienda, che si chiamava Optionetics, crebbe e diventò la più grande azienda negli Stati Uniti a fare corsi di trading, in particolare sulle opzioni. Quindi lui fu il mio secondo mentore, e avere un mentore è molto più facile perché accelera tutto. Accelera l'apprendimento, quali libri leggere, quali libri non leggere, che cosa fare, quali sono anche un po' i trucchi e quali sono anche problemi psicologici. Perché uno dei miei primi problemi psicologici era quello di arrivare a 50 milioni di lire. Ai tempi parliamo ancora delle lire. E poi si tradusse con i 50.000 dollari. Perché? Perché mi rendevo conto che magari ero molto bravo, arrivavo molto velocemente a quella cifra, poi quando arrivavo a quella cifra incominciava a venirmi la paura. Cioè non ero lo stesso trader, se mi permettete, molto aggressivo, che faceva le operazioni, che otteneva grandi risultati, e appena arrivava una cifra importante in qualche modo mi bloccavo. Perché? Perché per me erano tanti soldi. Erano, tra l'altro, in un certo momento della mia vita erano tutti i soldi che avevo, e quindi il pensiero di poterli rischiare o di perderli mi angosciava in modo particolare. Fu veramente importante avere dei mentori, poi piano piano ne arrivarono altri, e il mio consiglio è andate a cercare un mentore per ognuno delle tipologie di trading. Perché se prendete il libro di Schwartz, The Market Wizard, i maghi del mercato, tra cui troverete anche in The New Market Wizard, troverete anche l'intervista a George Fontanils. In The New Market Wizard e The Market Wizard troverete gente che fa soldi con il trading in qualunque sistema, con qualunque metodologia, e c'è chi dice no, l'analisi fondamentale non va bene, no, l'analisi fondamentale è importantissima, no, solo grafico, solo sul prezzo, solo su qua.
alla fine quello che ho scoperto è che deve essere una metodologia che va bene a voi. Quindi la prima cosa, trovate un mentore, cioè una persona che ha già scalato quella montagna e che vi dice: guarda, per arrivare in cima a quella montagna devi fare questo tragitto perché è più veloce, più facile e ti espone a meno rischi. La seconda cosa, il secondo segreto, è trattate questo business come un'azienda. Siete la IO SPA e dovete gestirla come un'azienda. Quindi se ci pensate, il trading che tipi di ricavi ha? Quando si fa un'azienda, la prima cosa che si dovrebbe fare è un budget. Quindi quali sono i ricavi? I ricavi sono numero di operazioni in profitto per profitto medio, e quelli sono i ricavi. Quando però abbiamo un'azienda abbiamo anche costi, quindi numero di perdite medie per perdita media, meno i costi di formazione, meno il mio tempo, che chiaramente se al posto di andare a lavorare in banca faccio il trader full time, cosa che non bisognerebbe fare perché il nostro obiettivo è aiutarti ad avere la libertà finanziaria, ma se ci dedico delle ore, queste ore hanno un costo opportunità che secondo me va calcolato. E quindi poi la connessione, libri, formazione, tutto quello che è. Alla fine c'è un totale. E quel totale deve essere positivo, perché quella nostra azienda, la nostra azienda di trading, deve tenere sotto controllo i KPI, che sono 4. Numero di operazioni in profitto per profitto medio, numero di operazioni in perdita per perdita media. Che cosa succede nelle persone che non sono esperte? È molto semplice. Ci saranno tante piccole operazioni in profitto, con un profitto medio molto piccolo, poche operazioni in perdita con delle perdite molto molto alte, e questo porta il conto di un neofita subito in perdita. Invece, associando questo principio del trattare il trading come un'azienda vera e propria e associandolo al terzo segreto, che è quello di fare paper trading, cioè quello di allenarvi in virtuale finché non avete preso dimestichezza con la tecnologia. Oddio, cosa compro, cosa vendo, cosa vuol dire questo, la data, la scadenza, che sono cose normali per cui dovete imparare un nuovo linguaggio, imparare un nuovo processo, come esattamente come se imparaste un nuovo sport. E una volta che avete incominciato col paper trading a avere un po' di dimestichezza, incominciare a mettere una piccola cifra per capire se il paper trading e quello che state facendo in reale è uguale. Molto spesso non lo è. E sapete perché? Perché quello che cambia è la testa. Quindi avere denaro virtuale o avere denaro reale cambia completamente. Difatti, quando ho fatto il campionato del mondo di trading, c'erano anche i campionati del mondo virtuali. Quindi gente... E le performance di un campionato del mondo di trading virtuale con un campionato di trading reale erano totalmente diverse. Perché? Perché quelle virtuali viaggiavano a numeri stratosferici. Perché? Perché non gli interessava niente la gestione del rischio, non erano soldi loro, era tutto sulla carta. Quando metti la grana vera, le emozioni contano e le emozioni impattano pesantemente. Quindi una delle cose che dobbiamo fare è abituarci ad avere un certo linguaggio, a far crescere il conto e via dicendo. Una delle cose peggiori che ti può succedere nel trading è guadagnare tanto, subito, ipervelocemente. E avendo formato migliaia e migliaia di persone ed essendo la più grande azienda in Europa di formazione di trading, purtroppo sta cosa c'è successa un sacco di volte. Quindi sono arrivate delle persone che nell'arco di pochi giorni o di poche settimane hanno guadagnato delle cifre stratosferiche. Non ve le sto neanche a raccontare perché sono incredibilmente alte. E quando ci chiamavano, ci dicevano: ah, grazie, guarda, ho guadagnato. Noi spaventati li chiamavamo subito in ufficio e gli dicevamo: guarda che quello che hai fatto è un errore. Perché guadagnare queste cifre in modo così incontrollato, così alto, in così poco tempo, è veramente, vuol dire che hai sbagliato qualcosa, ti sei preso dei rischi esagerati e hai avuto la classica botta di culo. Come andare al casino e per 3 volte magari prendere il pieno, cosa che difficilmente può succedere alla quarta. Ecco, la cosa peggiore che vi può succedere è guadagnare un sacco di soldi subito. Perché? Perché il trading ha il vantaggio di potervi dare un cash flow settimanale, mensile o trimestrale in base alla strategia di trading che utilizzerete, e l'obiettivo non è cercare di fare la sparatona e di guadagnare un sacco di soldi, ma di avere dei soldi che entrano in modo costante. Chiaro che succede che ci sono delle operazioni che vanno particolarmente bene. Io ad esempio me ne ricordo alcune che ancora oggi ho fatto delle performance gigantesche e magari performance anche per parecchio tempo.
Però la normalità nel trading è essere abbastanza costanti, imparare e seguire le regole. Ci sono delle regole. Nella vostra vita troverete probabilmente, si dice che ci sono 5 persone che hanno un impatto significativo sulla vostra vita. E così come una di quelle persone che ha avuto un impatto significativo nella mia vita fu George Fontanils, ti farò da mentore in questo settore che è veramente fantastico, che è il commodity spread trading.